Salve ragazzi! Nel precedente episodio, Lawrence Limburger ha rapito il sindaco di Chicago travestendo Morchi e i suoi sicari da Biker Mice. I Biker Mice vengono quindi accusati di rapimento, ma Limburger non si ferma qui. Il grande cazzo procede con il suo piano, rubare l'intera città di Chicago. Il primo passo è distruggere la miniera di diamanti e prendersi tutti i diamanti, perché è una sorpresa. C'è soltanto un piccolo problema. Quell'orrenda creatura, Charlie, ha sentito che il sindaco è prigioniero in una fabbrica abbandonata. Avvisa i dannati che si precipitano in... Biker Mice scoprono di essere caduti in un'orrenda trappola. Ti propongo un affare, Morchia. Se la lasci andare, ci arrendiamo. Va bene, vi do la mia parola. Ragazzi, non credo che possiamo fidarci di quella palla di grasso. Non abbiamo altra scelta. Comincia a capire, cervello di gallina. Mettetegli le manette. Ok, pozzo di petrolio. Lasciala andare. Lasciala. Ehi, sai una cosa? Non mi piace il vostro atteggiamento. Credo che cambierò idea. Mettete un paio di braccialetti a questa bella signorina. La promessa gli è scivolata fuori da quella crapa untuosa. Serve un promemoria per caso? Che cosa ne dite della manovra senza mani numero 5? Non potremmo fare la numero 3, sembra fatta apposta per me. Numero 5, turbo. Adesso! La mia storia preferita, quella dei due tacchi. Togliti di dosso, pallone. Gonfiato! Mi fate venir voglia di lanciare! La mamma non vi ha detto di non giocare con le armi? Potreste farvi male. Ci siamo capiti? Bravi, craponi. Voglio essere gentile e chiedertelo ancora, alito di petrolio. Lascia andare la signora. Figurati, non se ne parla! Turbo, spara! È mancato, topastro! A volte prendi il topo, a volte il topo prende te! Splash! Ottimi freni! Adesso scappa, Charlie! Non me ne vado senza di voi, ragazzi! Morchia può rimangiarsi la parola, ma noi no. È pur sempre la legge. Porta al sicuro le moto prima che quella palla di grasso si svegli. Ehi, dove siete, roditori rinnegati? Non preoccuparti. Vai! Ah, vi ho preso! Cercavate di scappare, eh? Eh sì, sei davvero implacabile. Biker Mice da Marte. Biker Mice da Marte. Biker Mice da Marte. Lord Camembert, che spiacere, che deliziosa sorpresa! Che fine ha fatto il tradizionale saluto plutarchiano? Oh, la prego, maestosa eccellenza, oggi non mi sento affatto in vena! Muoviti!
guancia, guancia, puzza, puzza. Se Plutarco cresce, trema la galassia. Ora che abbiamo terminato con i convenevoli, posso domandarvi qual è lo scopo della vostra chiamata, signore? Un semplice controllo, schifoso Limburger. Io arriverò domani. Avrai qualcosa di interessante da consegnarmi, mi auguro. Scusate, vostra ampiezza. Allora, cosa c'è? Ho messo al prescritto, capo. Senta, lasci che... Continua, Limburger. C'è forse qualche problema, eh? Problema? Oh no, vostra considerevolezza, non c'è nessun problema. Domani stesso vi consegnerò l'intera città di Chicago direttamente sul vostro puzzolentissimo tanfo cargo. Oh, congratulazioni. Sarà meglio che tu mantenga la promessa. Se no, ti squarcio! Vai, vai, Carbaglio! Avete chiamato vostra liquefazione? Già! A che punto è la scavatrice? Quasi terminata, vostra cremosità! Ora mi serve un guidatore, qualcuno che abbia esperienza di scavi sotterranei. Prevedevo una simile richiesta e ho già provveduto. Ho sottiletta singolarmente incartata. Ecco a voi il ratto di Galileo. Sei impazzito? Un altro topo? Topo? Questo è un topo. Io sono un ratto. I topi me li mangio a colazione con maionese. Ah, sì. Mi solletica. Questi pericolosi delinquenti hanno rapito l'onorevole sindaco. Hanno fatto saltare la miniera di diamanti. Hanno rapinato un negozio di giocattoli e hanno posto resistenza all'arresto. Già proprio così. Li sbatta dentro per sempre. La sua testimonianza è più sporca di lui. Non è giusto. L'ingiustizia mi rende infelice. Fate largo. Oh, Pistone, che cosa hai in mente? Non sei un avvocato. No, ma ho visto ogni singolo episodio di Perry Mason. Vostro onore, ho un'obiezione. Sì, ne ha facoltà. Vostro onore, è dimostrato che la miniera di diamanti fu demolita prima del nostro arrivo. Il caso rientra quindi ovviamente nella clausola di postem in tropicum. Non siamo responsabili. Si spieghi meglio. E ipso facto, poiché eravamo intenti a procedere al salvataggio. Ha visto tutto questo in TV. Peccato che non ci sia pubblicità. In nessun modo avremmo potuto rapinare il negozio in questione. Sarebbe stato impossibile. Quid ergo demonstrata, vostro onore, vostro onore. Ho concluso la mia difesa. Sì, certo, brillante requisitoria. Almeno credo. Questa corte vi dichiara non colpevoli. Siete liberi di andare. Prendete. Ho fatto più in fretta che potevo, ma sto ancora cercando di trovare un avvocato. Avvocati? No, basta avvocati, vi prego. Potete andare. E al più presto possibile. Liberi, eh? È quel che credete voi. Dovrò arrestarvi un'altra volta e sarà ancora più duro. Prima ci devi prendere, macchia d'olio. Noi non siamo bloccati qui. Ma tu sì. Ehi, toglietemi questi affari e andate al diavolo, dannati biker mais. Qualunque cosa Limburger stia tramando, bisogna fermarlo. So che sta costruendo qualcosa in una fabbrica segreta fuori città. Non so di cosa si tratti. Ma se c'è di mezzo Limburger... Puzza di guai. Avanti, fratelli. Bolidi... Al massimo! Il grande caccio non sarà contento. Ecco qui, vostra cacciosità. La macchina scavatrice. Con la sua punta fatta con i diamanti rubati può bucare qualsiasi cosa. Impressionante. Ma sarà abbastanza grande? Oh sì, abbastanza grande da scavare tutta Chicago in un sol giorno. Dite addio a Chicago, signori. Perché a quest'ora domani la città del vento se ne sarà andata via col vento. Ha 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 ha
Avanti, fa muovere questo arnese. C'è un'intera città che mi aspetta. Solo un momento, mi serve qualcosa per collegare questi due cavi. Oh, Nene, usi me per favore. Oh, ok, sì. Te lo concedo per questa volta. Oh, no, ti sballo. Accensione, accensione. Siamo pronti a scavare, grande cacio. Allora via. Ferma il treno, Limburger! Non ti permetteremo di distruggere Chicago. State facendo un grosso errore di valutazione, perché non sarete certamente voi a fermarmi, repellenti roditori. Come? Bene, esclusi i presenti, si intende. Sarà meglio. Adesso prendeteli, incapaci! Ehi, ma allora fa sul set! All'autostrada, fratelli! Fateli fuori! Meraviglioso! E adesso la città di Chicago sarà tutta mia! Questi ragazzacci sono davvero fastidiosi! Ci vuole una giravolta! Tieniti, Charlie! Ma voi siete tutti matti! Non matti, ma cattivi! I più cattivi! Fatti furbo, scemo! Wow, in Cina vedranno tutto così! Sembra che siano a loro agio, eh? Dove sarà l'hamburger? E che cos'è quella macchina? Ragazzi miei, temo di aver trovato la risposta. Ragazzi, che forza! È ancora più divertente che fare i buchi nell'Emmental. Attivare il trasporto di terra ai container spaziali! Via! Guarda, mamma! Sembra il Luna Park! Oh sì, meraviglioso! Passiamo a Chicago! Avremmo potuto passare dal buco che abbiamo fatto entrare. Stai scherzando? Che costo ci sarebbe? Basta con gli scherzi, guardate! L'hamburger sta scavando l'intera città! Non deve raggiungere gli edifici abitati! Ah, deve aver scoperto la musica underground! E per noi è il momento di ballare. Prendete i diamanti che ci sono rimasti e seguitemi! Oh, com'è gratificante! Mi ricorda gli ultimi giorni su Marte. Devo dirlo al mega presidente. Ma che cosa vuoi, Limburger? Sto facendo il bagno, non vedi? Va bene. Sarò dispensato dal saluto per questa volta. D'accordo, ma solo per questa volta. Hai chiamato per riferire un altro fallimento? Niente affatto. In questo preciso momento l'intera città di Chicago sta tremando. Posso garantirvi la consegna assicurata per domani? Sarà meglio, perché altrimenti ti farò pulire il mio tanfo cargo con la lingua! Non temete, stupido aristocratico. Adesso neanche i Biker Mice potranno fermarmi. Oh no, la scavatrice sta andando dritta verso la stazione radio di Sweet George Brown. Maledetta! Le piacerà la musica country? Mi ha fatto proprio arrabbiare. Questo è davvero troppo! Già, l'hamburger sta giocando sporco. Non permetterò che un formaggio ammuffito distrugga la mia radio preferita. Spero che queste modifiche funzionino. Facciamo il test del cemento. Giusto, andiamo! Funziona! E trivella come se fosse burro! Chissà come se la cava con il formaggio. Non riusciamo a prenderlo, va troppo veloce! Prendiamo la scorciatoia!
cosa? Cosa? Seguitemi! Wow, la metropolitana! Bolidi su rotaie! Prossima fermata è il grande cacio! Non abbiamo ancora distrutto quell'irritante stazione radio? Ci siamo quasi! Adesso iniziano le danze! Oh. Fine corsa, Limburger! Sono quei dannati roditori! Trivellali! Subito! Ci siamo, fratelli! Fuoco a volontà! O fuoco alla macchina! Ho detto fuoco! Facciamo ritornare quel ratto là da dove è venuto! Buona idea, così non può fare danni! Ehi, sta girando! Woohoo! Siamo o non siamo il più forte gruppo underground del momento? Non da questa parte, imbecille! Devi girare! Quegli schifosissimi topi interferiscono, capo! E allora occupati di loro! Vai! Con piacere! Non potrei pensare a un compito più gradito! Oh, che succede? Cattive notizie. No, buone notizie, Biker Mice, ma per me state per essere annientati. Vi presento la scorta personale per l'aldilà, il ratto di galleria. Io vi faccio pezzi, topastri! Vi friggo le code! È ora di scavare! Bolidi! Al massimo! La roccia! Non l'avrei mai pensato, ma il rapturo mi sta un po' stufando! Il ratto li sta facendo scappare! Quel tipo è una trivella sotto forma di ratto! Portiamo le code in superficie! E in fretta! C'è una pessima ricezione radio! Scavatrice dritta davanti a noi! Prepararsi all'operazione corrida! Ma Carbonchio! Stanno venendo dritti contro di noi! Procedura di emergenza! Come odio quei maledetti topastri! Questo lo terrà buono finché Carbonchio non l'avrà rimandato nella tana da cui è uscito. Ok, adesso che abbiamo preso il ratto, pensiamo al formaggio. E qualcosa non va, i comandi non rispondono! No, sono ancora io il potere, prendi il sindaco! Non per molto, Limburger, i tuoi giorni da sindaco sono finiti. Non correre troppo, la politica è un gioco di potere, roditore, e in questo gioco io ho la mano vincente. Niente paura, arriva Turbo! È un onore darvi un passaggio, vostro onore. Portalo in salvo, Turbo. Al resto pensiamo noi. Si torna al lavoro, piccoletto! Sì, che bello! Dovrebbe funzionare. Che meraviglia! Filiamocela! Cosa? Dove siamo diretti? No, no! Non la mia torre! No! 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 Che caduta! Che cosa succede? La torre! La mia torre! Che bello! Eccoci! Oh, grazie, grazie! Voi giovani eroi avete salvato non soltanto la mia vita, ma anche la città! Non c'è di che, signor sindaco. Niente di speciale. Dovere di cittadini. No, ho meritato una ricompensa. Ok. Un abbonamento all'opera. Grazie, ma... No, le chiavi della città. Un biglietto per la partita della polizia.
No, non è il caso. Parcheggi gratuiti? No, lasci stare. Beh, allora mi spiace, mi rimangono soltanto dei buoni per hot dog e delle bibite gratis. A fare fatto! Riprendiamo, rombante cittadino! Ah, rombante! Andiamocene prima che troppo tardi! Addio! Così come al solito hai fallito. Che cosa hai da dire a tua discolpa, Limburger? Beh, posso offrirvi i miei rispetti plutarchiani? Questa è la toilette dell'equipaggio. Mettiti al lavoro! Che pacchi hot dog gratis! Birra e rock and roll! Festa! 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 Calma, bambocci, non ve la caverete così facilmente. Cosa? La città è un disastro, dobbiamo darci tutti da fare per ripulirla, ok? Ma... Ehi, bimba, noi abbiamo salvato la città, non siamo esonerati. No, se volete essere buoni cittadini. Ha ragione, fratelli, il lavoro non è finito. Oh, combattere sottoterra è un lavoro sporco, ma questo è anche peggio. Ripuliamo la città, andiamo a lavorare. Non ho parole.